Allora, benvenute e benvenuti a Sei a casa. Questa sera vi faremo compagnia per circa 2 ore con la prima puntata di questo format, speriamo settimanale, che proporrà musica live e interviste. Io sono Pierpaolo Lala della cooperativa Cool Club. Chi ci conosce sa che progettiamo, organizziamo e comunichiamo eventi in Puglia da circa 20 anni. Per gli operatori culturali e per chi organizza live. Tutto l'anno questa quarantena forzata da coronavirus è davvero complicata, perché noi viviamo 365 giorni all'anno a contatto con il pubblico e senza il pubblico il nostro lavoro non ha molto senso. Per questo, durante le ultime 3 settimane abbiamo pensato molto se proporre anche noi qualcosa qui sul web. Alla fine ci siamo detti sì, proviamo ad andare avanti, proviamo a costruire qualcosa. E quindi partiamo questa sera con il primo appuntamento di Sei a casa, versione casalinga e da salotto, anche se io sono nello studio, del Sud-Est Indipendente. Il 6, appunto, Sei a casa, è il nostro festival di punta, ideato, prodotto e promosso dalla nostra cooperativa, da Cool Club, con la direzione artistica di Cesare Liaci, che dopo ascolteremo, che dal 2006 ha portato nel Salento e in Puglia tanti nomi del panorama nazionale e internazionale. Facciamo qualche nome solo per gli internazionali: Kings of Convenience, Lee Ranaldo, John Spencer Blues Explosion, Cat Power, Susan Vega, Peter Hook, gli Scatha Lights, Jones and Police Woman, Patrick Watson, i Gogol Bordello. Il 29 agosto ci aspettano i Pixies, come avete ascoltato anche dalla nostra sigla. Noi abbiamo voglia di tornare sui palchi e nelle piazze del Salento per proporre la nostra musica. Speriamo avvenga presto. Prima di lanciare la prima ospite, che è già in collegamento, sperando che i collegamenti funzionino tutti, voglio ricordarvi che il Sud-Est Indipendente è sostenuto, fra gli altri, dal MIBAC, dalla Regione Puglia, e un ringraziamento anche per questa serata è dovuto ad alcuni nostri sponsor privati con i quali siamo al lavoro proprio per pensare alla nostra estate, che speriamo possa arrivare presto: il birrificio B94, il gruppo Vestas Travel, i vini Garofano e l'agenzia Tecnocasa di Lecce di via Taranto. Questa prima puntata, speriamo non l'ultima, è curata dalla nostra Veronica Clarizio, che appunto ha curato tutto il coordinamento con la regia del grande Tony Nisi. Abbiamo deciso inoltre per questo primo appuntamento di promuovere una raccolta fondi per l'emergenza coronavirus a sostegno dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, una raccolta appunto promossa dal Nuovo Quotidiano di Puglia. Nell'evento, sulle pagine Facebook, trovate anche l'IBAN per partecipare a questa raccolta e alla donazione. Non c'è molto da aggiungere sulla pandemia in corso, non potrei dire nulla di acuto e di intelligente, è già stato detto tutto, anche troppo. Siamo vicini a tutte le persone che sono state colpite direttamente o indirettamente dal virus. Un grazie ai medici, agli infermieri e a tutto il personale delle amministrazioni pubbliche che stanno fronteggiando questa situazione veramente straordinaria. E a tutti i lavoratori che in vari settori, scusatemi. Che in vari settori stanno portando avanti il lavoro di questi giorni. E speriamo, scusate, mi sono impallato. Noi per fortuna possiamo restare a casa e speriamo però di restarci per poco. Stop, passiamo subito alla musica. Al mio fianco in questa prima puntata, e se si comporta bene anche nelle prossime, o se mi comporto male io, ci sarà solo lei. Ci sarà Cristiana Francioso, che adesso, come per magia, entrerà in schermo. Ciao a Ciao tutti. Ciao, Cristiana! Subirai ciao Pierpaolo. le mie angherie in queste ore, ma non ti preoccupare. È Come normale essere stai? fatta. Come Sto stai? Dove bene, sto sei? bene. Che Sono stai nella mia facendo? casa, ovviamente resto a casa come tutti quanti. Ovviamente non mi faranno paura le tue angherie, sono assuefatta, sono abituata, sarò solamente entusiasta di accompagnarti in questo viaggio. Va bene, un po' più di entusiasmo per tutti e due. No, scherzo. Io ho messo la maglietta, una bella situazione, che è una maglietta di Cool Club. Sono un po' ingessato perché è la prima volta che faccio una presentazione di questo tipo, anche se presentazioni dal vivo ne abbiamo fatte a miliardi. Ma partiamo con la prima ospite. Prima la presento e poi arriva in video. Cantautrice pugliese, classe 1990, nel 2012 arriva seconda al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, vincendo anche il premio della critica Mia Martini. Nel 2014 un suo brano, Dove cadono i fulmini, colonna sonora del film Una piccola impresa meridionale di Rocco Papaleo, arriva appunto alla arriva, è candidata ai Davidi Donatello come migliore canzone originale. Mentre al lavoro sul suo nuovo album in studio, il sesto, ha pubblicato da pochissimo il suo romanzo d'esordio, Nel mare c'è la sete. Diamo il benvenuto, e quindi è la prima ospite di Sei a casa, e quindi siamo a casa con Erika Mu.
Ciao Erika. Ciao, benvenuti a casa mia. Oh. Intanto ringraziamo gli amici di Keep On Live di Stay On, perché questo primo appuntamento con Erika è in collaborazione con loro. Erika, magari li saluti anche tu. Ciao ragazzi, state facendo cose bellissime, infatti mi state dando a me e a tanti colleghi la possibilità di essere comunque connessi, quindi grazie. Allora Erika, innanzitutto sei a casa, questo è facile da intuire. Come stai e come stai vivendo questa quarantena forzata? Insomma, per chi è abituato a stare in giro è difficile. Sì, l'aspetto live manca molto, anche perché il mio romanzo è uscito per Fandango il 12 marzo, quindi è chiaro che proprio nel pieno di questa emergenza io avevo tante presentazioni da fare, ma sono semplicemente rimandate, come abbiamo messo tanti di noi in stand-by le nostre vite professionali o anche qualcosa di personale in questo momento, e ci ritroveremo presto. Intanto stanno nascendo queste iniziative bellissime sul web, insomma si può essere uniti anche da lontano, lo sapevamo, però adesso lo viviamo con più coscienza. E insomma, nell'attesa, io qui sono in Francia, sono a Tolosa, dove sono rimasta questi giorni, e anche qui insomma la situazione è molto simile a quella italiana, e vi seguo e mi mancate molto. Allora Erika, dicevamo appunto che appunto il 12 è uscito questo tuo romanzo d'esordio con Fandango. Abbiamo una diapositiva? Oh, grande. Tra l'altro, lo dico, ci sono molte librerie che fanno la consegna a domicilio, quindi se volete trovare il libro di Erika potete richiederlo, e insomma, oltre ai canali di vendita online, anche le librerie, anche qui a Lecce ci sono alcune librerie che fanno la consegna a casa. Però avremmo dovuto tra l'altro fare una presentazione del tuo libro il 14 marzo proprio a Lecce, però questa è la buona occasione per parlarne. Innanzitutto sì. La curiosità, no? Cioè tu hai 30 anni, però calchi i palchi veramente da tanti anni. Sesto album. Allora, tra 8 giorni ho 30 anni. Vabbè, allora. Quindi ancora 29. Senti, ancora 20. Sei al lavoro sul sesto album, questo è il tuo primo romanzo. Cioè, perché hai scelto il romanzo, il racconto, la parola per raccontarti? Non ti bastava più la canzone, oppure era una tua voglia da tempo? È una mia voglia da tempo. Poi sai, scrivendo le canzoni comunque quel lato lì lo eserciti. Io sono 10 anni che sono in giro, ma sono molto più, insomma, scrivo da sempre, perché è stata sempre la mia grande passione. E poi diciamo, a un certo punto mi è balenata nella testa finalmente un'idea più completa, perché avevo provato tante volte a cominciare a scrivere un romanzo, solo che sai, la canzone in 3 minuti e 30 l'hai finita, e diciamo è un lavoro che richiede un po' meno di tenacia per certi versi, per quanto poi la carriera di musicista, come sappiamo tutti, è invece un mette a dura prova la forza di volontà. Però insomma mi è balenata per la prima volta un'idea compiuta, ho cominciato a scriverla e ho avuto insomma la fortuna di trovare subito un editore che ci ha creduto, ed è arrivato questo romanzo. Quindi nell'ultimo anno ho scritto canzoni e questo libro. Senti, nel libro racconti la storia di una coppia e di una famiglia che sono segnate da un grave lutto. Sì. In un romanzo che lega un tono leggero a una sconcertante franchezza, questo si legge nella quarta di copertina, Erika Mu demolisce la retorica zuccherosa delle relazioni d'amore e racconta come dietro ogni coppia perfetta possa nascondersi un doppio fondo inaspettato. Raccontaci, ovviamente senza svelare troppo nel libro, perché poi appunto, come abbiamo detto, qualcuno ha scritto anche mi è appena arrivato, quindi sta arrivando anche il libro. Appunto, raccontaci un po' di questo fondo inaspettato, cioè che cosa ci dobbiamo aspettare dal romanzo? Allora, da questo romanzo, come tutto, non vi dovete aspettare niente, perché io spero che vi possa sorprendere, quindi abbassiamo le aspettative, perché è vero che si ruota intorno a un lutto, però è un romanzo che, almeno dai primi feedback che ricevo, porta anche, diciamo, entriamo nella testa di questa protagonista, e questa protagonista è una donna veramente punk, cioè una donna che non ha non segue le regole sociali e convenzionali che seguiamo noi, perché avendo avuto un'infanzia in cui lei
è stata responsabile della morte della sua sorellina minore, è chiaro che ha sviluppato delle relazioni personali, un senso anche della cura, dell'amore, della normalità, che sono assolutamente lontani, per fortuna, dalla maggior parte di noi. Quindi noi la seguiamo per 24 ore, il romanzo dura soltanto una giornata, in cui però ripercorriamo i 25 anni precedenti al momento in cui noi la stiamo conoscendo, questa Maria. E il doppio fondo inaspettato è già nel titolo. Nel mare c'è la sete è un po' il simbolo della vita di questa donna e dei suoi rapporti, cioè la sua vita è all'apparenza sterminata, desiderata, navigabile, bella, però non la disseta. È un po' la ricerca di Maria, un po' come il mare in cui la cui acqua non si può bere, la ricerca di Maria in queste 24 ore è trovare una fonte di nutrimento per se stessa. Quindi goffamente la vediamo tentare di prendere delle decisioni. Senti Erika, tu avevi pensato per portare in giro questo libro, presentazioni che poi faremo subito dopo questo trambusto, ad una formula fra canzone e racconto. Quindi sì. Noi adesso ti lasciamo una decina di minuti e ci fai vedere un piccolo assaggio di quello che saranno, di quelle che saranno poi le presentazioni in giro per l'Italia e non solo. E quindi a te lo schermo intero e appunto ringraziamo Erika che ci presenta tra canzoni e parole Nel mare c'è la sete. Noi ci vediamo fra poco. Abbiamo bevuto troppo, abbiamo fumato troppo, troppo per la reputazione di essere brave ragazze posate a modo. Ma amica mia, non credo che saremo mai più belle di così o più felici di così. Amica mia, non credo che saremo mai più giuste di così, più lucide. Ma poi hai bisogno di pace e pur di non sentire dolore, buttarsi tra le braccia sbagliate e cancellare il cuore, oh, per un attimo. Abbiamo parlato troppo, è giorno ma siamo ancora in auto a piangerci addosso, stringendo un rimorso, dicendo che è tutto rotto. Ma amica mia, non credo che saremo mai più intere di così o più leggere di così. Amica mia, non credo che saremo mai più donne di così, più solide. Ma poi hai bisogno di pace e pur di non sentire dolore, buttarsi tra le braccia sbagliate e calpestare il cuore, oh, per un solo bisogno di pace e pur di sentire calore, buttarsi tra le braccia sbagliate e raffreddare il cuore, oh, per un attimo, per un attimo, solo per un attimo, solo per un attimo, solo per un attimo. Ho scelto questa canzone che parla di amicizia femminile per introdurvi
un pezzo del romanzo, una piccola lettura che vi faccio, per chi ce l'ha è la pagina 47. Maria, come abbiamo detto, ha dei rapporti bizzarri con sua madre, suo padre, col suo fidanzato Nicola, che crocifigge spesso, però a un certo punto va a Londra a non fare niente, a vedere che c'è. E lì incontra una ragazza che per la prima volta forse può ricoprire nella sua vita un ruolo di amica e anche un po' il ruolo della sorella che a causa di Maria manca. Sono due ragazze posate, ma anche due ragazze molto irrequiete. A Londra io e Ruth andavamo a dormire sempre all'alba, quando il cielo si faceva tutto rosa. E quando dico sempre, intendo tutti i giorni, anche quando non ce n'era alcun motivo. E che dovevamo controllare, dovevamo essere sicure che il sole sorgesse. Non fidarti mai di quello che sai, diceva Ruth. Così restavamo a chiacchierare fuori da qualche club o in un supermercato H24 o in camerata, sottovoce. Poi, quando ormai ci conoscevamo meglio, riuscivamo anche a restare sveglie rimanendo in silenzio. Quando arrivava la luce nel cielo, avevamo concluso la nostra missione. La vita c'era ancora e ne eravamo testimoni. Lei si rasserenava e potevamo addormentarci tra le braccia di un giorno nuovo. Ero ossessionata, Ruth, dalla paura che le cose finissero. E io ero gelosa di lei, di questo suo inspiegabile attaccamento all'esistenza. Come gli insetti che volano verso i soffitti per ingannare l'inverno, così stiamo noi. Irrequieti che tanto gli insetti poi si bruciano nei lampadari, così come Icaro nel sole. È vero che chi troppo vuole città, ci si ritrova sempre per le stesse strade, come fosse un paese con il culo pesante e la testa leggera a chiederci cosa faremo stasera. Volano verso i soffitti
per ingannare il tempo. Così stiamo noi, irrequieti. Non ti sento, Pierpaolo. Colpa mia. Mi ero silenziato per non dare fastidio e poi mi ero dimenticato di ripartire. Piccola cosa. Senti, allora, io ti ringrazio. Abbiamo fatto questa prova della presentazione del romanzo, che saranno più o meno così. Allora, mi avevi raccontato, no, che avevi pensato a questa formula, appunto, fra canzoni e letture. Guarda, sì, anche perché nel libro ci sono tante connessioni. E, insomma, intanto poi ho scelto anche questa canzone e mentre la stavo suonando pensavo a noi, no? Che siamo in casa come gli insetti che volano verso i soffitti, tanto irrequieti. Quindi, insomma, grazie anche per questa mezz'ora di pace nel farmi fare la cosa che mi piace fare. Quindi grazie a voi. Perfetto, allora noi ringraziamo ancora Keep On Live. Lanciamo il prossimo artista. Lo faccio volentieri. Per Keep On, per Stay On, noi passiamo la linea a Roma, andiamo al 30 Formiche, dove troviamo Gypsy Rufina. Perfetto, allora grazie Erika, noi andiamo in pausa per pochissimi minuti e tra poco torniamo con il secondo ospite. Ciao. Ciao.